Gentili telespettatori, bentornati a Turnover anno 2017, appuntamento numero 16 che non vedrà parlare di calcio giocato in quanto il maltempo ha fermato tutti i campionati regionali dilettantissimi, ma parleremo più che altro di ciò che avverrà in questo girone di ritorno, soprattutto in eccellenza girone B e in promozione girone C. Con noi per parlare di questo abbiamo il presidente Gio Ricci del Cervinara, con il quale parleremo appunto delle tante tematiche avvenute nella sosta natalizia e anche in precedenza. Iniziamo subito col dire, presidente, le condizioni del Canada, quando si giocherà e soprattutto a che punto di ultimazione sono i lavori? No, i lavori sono stati ultimati. Le condizioni del terreno, visto l'ultimo test che abbiamo effettuato con una gara amichevole con il Grotta, sono buone. Dobbiamo rifare piccole rizzollature, ma perché il tempo ha un po' danneggiato l'acqua, un po' la mancata di ricrescita in alcune zone, e quindi dobbiamo rizzollare un attimo, però le condizioni sono buone. Però questa, adesso la neve ha complicato un poco tutto, perché adesso sicuramente per domenica non riusciremo ad avere un terreno di gioco adatto a poter fare questa partita. Quindi diciamo che la prossima gara con il Vigo si giocherà di nuovo al campo russo di Paolisi, anche perché neve tempo permettendo. Sì, quasi sicuramente, perché oggi mi sono fatto una passeggiata al campo, vi era ancora la neve che è diventata ghiaccio, quindi sicuramente avrà bisogno di qualche giorno per sciogliersi. Poi diventerà un campo troppo morbido e melmoso, e quindi non possiamo rischiare di distruggere tutto quel poco di erba che ormai sta crescendo e che sta creando questo mando che, secondo me, per primavera sarà spettacolare. Iniziamo a parlare della parte alta della classifica del girone B di eccellenza, dove in settimana si è registrata la debacle del Sorrento internamente in Coppa Italia, 4-1 contro l'Ebolitana. Ebolitana che dimostra ancora una volta di essere padre padrone di questo campionato, tanti punti di vantaggio sul Sorrento Faiano in campionato. In Coppa Italia si appresta a fare la finale contro la vincente tra Savoia e Sessana, quindi sicuramente tra Portici e Sessana, quindi sicuramente è segno dell'Ebolitana questo campionato. Sembra proprio di sì, è una squadra molto, noi l'abbiamo affrontata, una squadra molto solida, bada molto a non prendere gol, anche se ha grossi elementi in campo, gioca bene quando sulle ripartenze, ha dei calciatori che fanno la differenza. Voglio dire, è una squadra molto adatta e creata per vincere questo campionato. Il Sorrento invece, secondo me, c'è qualche problema, secondo me, più che di giocatori, ma di spogliatoio, perché due attaccanti espulsi mi sembra un poco che hanno perso un po' le staffe, quindi la questione è un po' più delicata di quello che si possa pensare. Credo che il lavoro del nuovo allenatore sarà quello di recuperare uno spogliatoio e di creare l'ambiente giusto per fare questa cavalcata, che sarà a questo punto molto difficile, perché recuperare 8-9 punti non credo che sia così facile. Sì, diciamo che è un campionato nel segno dell'Ebolitana, Ebolitana che non è bella a vedere, ma vince sul campo, quindi sicuramente è la squadra da battere. Abbiamo parlato del Sorrento, come non parlare del Faiano? Faiano che ha l'allenatore per la categoria, quel turco che ha portato la squadra in una posizione di classifica dove nessuno si immaginava. Diciamo la verità, nel giro di andata Cervinara e Faiano sono le vere sorprese del campionato. No, il Faiano non è la classica società che opera con tranquillità, dove si rispettano tutte le scadenze, dove c'è un presidente e una società che hanno l'obiettivo, quello di fare un campionato tranquillo ogni anno. Quest'anno si stanno trovando in una posizione di classifica abbastanza importante, e quindi se si giocheranno fino alla fine questa possibilità di stare lì in vetta. L'allenatore è un allenatore che sta lì da anni e quindi che gestisce questo gruppo, questa società, insieme al presidente da tanto tempo, e quindi ci sono tutte le condizioni per fare il bene e per dare fastidio a chi ha intenzione di guadagnarsi un posto in questo campionato, nei playoff. Presidente, Palmese e San Vino Positano, fino a che punto possono dar fastidio nella lotta per i playoff? Guarda, questo campionato di certezze non ce ne sono, quindi siamo tutti in gioco, tutti quanti tutte le squadre possono rientrare, compreso il Positano e la Palmese. La Palmese che fa molti alti e bassi, che non ha
ha questo handicap di non riuscire ad avere una continuità, però è una buona società, è una squadra allestita bene, ci sono tanti cambiamenti e quindi non riescono molto probabilmente a trovare una matassa o di chiudere un organico che gli dia la condizione di poter essere più tranquilli. Togliendo Gelotto e Babù, acquistando della Marca e qualche altro elemento, secondo lei ci ha guadagnato o rimesso la Palmese? Secondo me con Babù hanno perso, perché era uno di quei calciatori che palla al piede era difficile da mantenere, riusciva sempre a saltare l'uomo. Quando è giocato a Cervinare, quando abbiamo giocato contro a Cervinare, è l'unico che ci ha messo in difficoltà, in serie difficoltà, perché puntualmente puntava il ragazzo che si era sulla fascia e lo superava quasi sempre. Quindi è quel classico giocatore che ti mette in superiorità numerica e ti mette in condizione di poter fare gol. Lì secondo me ha perso. Con Gelotto non l'ho visto bene contro il Cervinara, stava molto probabilmente ancora fuori condizioni, però è un giocatore che non si discute, è un giocatore di categoria superiore che secondo me andava recuperato in questo periodo della sosta e poi secondo me poteva fare la differenza per questo finale. Presidente, in settimana l'abbiamo intervistato su una polemica, non una polemica da parte del Presidente Ricci, ma una polemica che ormai è un pochino settimanale, le porte chiuse puntualmente. Quasi tutti gli stati presentano le porte chiuse, vietano ai tifosi di andare allo stadio, Battipagliese, Bolitana, ultima era stata il Sant'Agnello. Diciamo, questo alla fine è un grosso handicap per chi porta gente allo stadio, come il Cervinara, come può essere le Bolitana e come può essere anche la Battipagliese. Ma secondo me è la soluzione che si è trovata da parte di moltissime amministrazioni comunali di risolvere l'ordine pubblico. Perché è facile dire che il settore ospite è chiuso e quindi nessuno può andare può portare tifosi. Ma per questa cosa poi ne perde la civiltà, ne perde il calcio e il calcio dilettantistico. Perché noi cerchiamo di fare tantissimi sacrifici per portare la gente sul campo sia in casa che fuori, e questo dovrebbe essere invece un premio, ci dovrebbe premiare, invece di premiarci loro si lavano le mani e per non creare problemi di ordine pubblico risolvono con la chiusura delle tribune o delle curve, e così hanno risolto il problema. Alla fine chi ne paga le conseguenze è lo sport, è il calcio dilettantistico, e siamo noi presidenti che facciamo tanti sacrifici per allestire squadre e per far divertire la gente. Ma di questo non ne tengono conto nessuno. Io se fossi la Lega, al momento in cui una squadra che si iscrive al campionato non ha la disponibilità delle tribune, io non la iscriverei. Presidente, parliamo di due squadre che non si riesce a capire cosa vogliono fare da grandi. L'una, vabbè, lotta per la recessione del San Tommaso, l'altra è Nola. Nola che ha ceduto il pezzo migliore del Biase, quindi è una squadra che, ho detto prima della sosta, secondo me va come viene, vale a dire dove può arrivare, arriva con le proprie forze, altrimenti si accontenta della posizione che ha raggiunto, anche perché, diciamo la verità, il Nola, così come il Cervinara, così come il Faiano, sono delle, il Nola per abitanti, per bacino d'utenza, non è una matricola, però è salita al campionato di promozione solo quest'anno, quindi per la carta è quello. Alla fine dove può arrivare il Nola che ha perso il pezzo migliore del Biase? Non lo so, però credo che loro ci credono ancora ai playoff, anche se hanno perso uno dei giocatori simboli, ma hanno tantissimi altri calciatori che possono giocare e possono creare difficoltà. È normale che credo che perdendo questo calciatore qualche piccolo passo indietro l'hanno fatto, però il campionato, l'ho detto, non ha certezze. Il Nola può tranquillamente, avendo una piazza così importante, tranquillamente anche in questi giorni poter fare un acquisto, perché sono nelle condizioni di poterlo fare, una società solida, una società che sta cercando di puntare a far crescere questa squadra e poi puntare forse molto probabilmente a qualcosa di più importante l'anno prossimo. Solo fra San Tommaso cosa faranno nel prossimo futuro, anche perché proprio contro il Cervinare giocheranno entrambi in casa, spireranno i due derby in casa, il derby con il Cervinare in casa, sia il San Tommaso che il Solofra. Vabbè, il Solofra sta facendo bene, perché è una squadra che era partita per una salvezza tranquilla, sta tranquillamente al centro classifica, credo che non abbia grosse difficoltà a questo punto a farlo tranquillamente. È normale che poi adesso con questa posizione di classifica si potranno anche divertire, hanno fatto qualche acquisto.
e quindi secondo me fino alla fine si divertiranno e la salvezza sarà tranquilla. Il San Tommaso è quello che ha speso di più in questo mese di dicembre, ha fatto tantissimi acquisti e cessioni, e quindi credo che loro hanno il diritto e il dovere di fare quanti più punti possibili, perché era quella squadra che era, la squadra era partita per fare un campionato di alta classifica, per puntare per centrare i playoff, invece si trovano in piena zona di retrocessione e nemmeno Ciaramella, che è un grande allenatore, è riuscito a creare a creare quelle condizioni per poter avere delle vittorie e di fare punti per salvarsi prima. Però adesso vediamo dopo la sosta, con questi acquisti che hanno fatto, cosa succederà. È quella che però deve dimostrare più di tutti quanti gli altri. Uno sguardo sul campionato di promozione, andiamo a chiudere questa puntata di Turnover. Campionato di promozione che, ironia della sorte, ha fatto sì che le due squadre di vetta restassero, la classifica restasse tale, quindi Eglanese e Virtus Avellino si affronteranno ad armi pari, senza vantaggio di classifica, perché non giocando la Virtus riposava, quindi sono a pari punti ancora una volta. Si giocherà sabato prossimo a San Michele di Serino, Virtus Avellino e Eglanese. Voi avete fatto un amichevole con la Virtus Avellino, ma Virtus Avellino e Eglanese, chi è la più forte? Credo che siano due ottime squadre, con due ottime società, e due grandi organiche, due allenatori che conoscono bene la categoria. È normale che chi gioca in casa c'è il vantaggio, quindi per questa partita, però alla fine credo che sarà una bellissima partita dove si affronteranno, per quello che vedo nel modo in cui giocano, a viso aperto, perché nessuno dei due avrà vantaggio in un risultato diverso da quello che potrebbe essere la vittoria, perché fare tre punti o l'uno e l'altro significa riallungare e poi mettersi in condizioni di poter cercare di gestire. Io non faccio il tifo per nessuno dei due, mi fa piacere sia per il presidente Casale, che è un amico ed è un collega, ma anche per la società dell'Avellino, che sono degli amici che mi sento spesso e che sono sempre a disposizione. Quindi chiunque delle due vinca il campionato, a me sarà un piacere di rivederli poi in un campionato di eccellenza insieme. Chiudiamo con una polemica settimanale, quella del Paolisi che ha avuto la partita persa e un punto di penalizzazione contro l'FC Avellino, minaccia di ritirarsi dal campionato. Lei crede nella minaccia e soprattutto crede che la giustizia sia stata giusta, o alla fine si poteva percorrere altra strada, quella della sconfitta a tavolino a tutte e due? Era quella la cosa logica in cui si credeva si arrivasse? Vabbè, credo che l'errore più grave è quello di ritirare la squadra da un campionato, perché è sempre sbagliato avere questi comportamenti, perché Paolisi è una bellissima società, un'ottima squadra, i ragazzi si impegnano sempre, il presidente è sempre disponibile a dare una mano al calcio paulisano, e quindi voglio dire, anche quest'anno hanno allestito in breve tempo un'ottima squadra. È normale che hanno pagato il ritardo, la partenza del ritardo, e quindi, perché partire quasi a fine agosto, perché non sapevano come, se si iscrivevano al campionato o meno, ha condizionato anche questo campionato. Però stanno facendo bene, si stanno divertendo. Per quanto riguarda le sentenze sono sempre strane. Io non conosco cosa è successo, perché non ero presente. Da quello che si racconta c'è stato qualcosa che un ragazzo del Paolisi che è uscito dal campo, però dall'immagine tutto questo non si vede, perché l'immagine danno adito ad altre sentenze, quindi secondo me l'arbitro si è creato l'alibi per continuare ad arbitrare, perché molto spesso cercano di salvaguardare la loro posizione, e tutto quello che è successo dalle immagini sembrava tutto, secondo me, all'inizio sfavorire proprio Paolisi per l'atteggiamento forse di qualche calciatore che sotto la tribuna è andato forse per dire qualcosa di diverso da quello che l'arbitro invece ha voluto far pensare e capire. Bene, andiamo a chiudere questa puntata di Turnover prima del mese di gennaio. Ci saranno 15 gare infuocate sui campi di eccellenza e promozione. Con il presidente Riccio abbiamo cercato di allargare la nostra veduta su tutte le squadre di eccellenza e sulle squadre principali del campionato di promozione. Sicuramente ne abbiamo omesse tante, anche perché la promozione è anche lì un ottimo campionato. Certamente ci sarà tempo, ci saranno giorni per parlare di tutto ciò. Per ora vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sperando che sia di calcio giocato, non di calcio parlato, perché come sapete tutti il maltempo ha fatto sì che la prima giornata del campionato di eccellenza e promozione di ritorno saltasse. Arrivederci, alla prossima.
Grazie.